Ragazzi, ora guardiamoci, soffermiamo un po' sull'interfaccia. Allora, qui vediamo le notifiche, se ce le devono mandare tutti quanti o solamente determinate applicazioni. Poi qui abbiamo il quadrante, la personalizzazione del quadrante, che puoi scegliere tra tutti questi temi, che ci mettono molto a caricare, li hanno anche aggiornati. Oppure personalizzarne uno e crearlo a piacere. Ad esempio, ci metti questo e cambi lo sfondo. Io metterei uno sfondo personalizzato con al centro l'orologio, quello vero, quello proprio a segni cubitali, ragazzi. Quindi qua sta facendo l'aggiornamento, come potete ben vedere, ve lo dice anche sull'interfaccia. Non badate, solamente il gruppo che sta esplodendo dai tanti messaggi che stanno mandando. Poi ti dà anche i promemoria di movimento che tu puoi dire ripeterli tutti i giorni, dalle 8 fino alle, puoi mettere fino alle 19. E ora del promemoria ogni 30 minuti. Queste sono le impostazioni che tengo io. Poi puoi mettere l'antismarrimento, che in caso che tu ti allontani molto dal telefono, e allora ti ricorda di prendere il telefono. Qua puoi scegliere l'unità di misura, il monitoraggio della salute e poi la luminosità, che per un tempo breve, che per un tempo più breve aiuta a risparmiare la potenza del vostro dispositivo. Qua abbiamo tutte le varie cose permessi e qua possiamo decidere se far rifare l'aggiornamento oppure già è aggiornato l'orologio. Bene ragazzi, non vi devo far vedere più niente, ma ora passiamo all'orologio e guardiamo un po' di più l'interfaccia. Qui abbiamo l'app meteo, qua l'app del sonno, i passi. Sì. Facciamo così, ragazzi. Mettiamo anche il non disturbare. L'app del meteo, poi abbiamo l'app per vedere quanto abbiamo dormito di questa notte o nelle notti precedenti, che scorrendo verso sotto ti dice la durata del sonno, proprio quello là pesante e quello non pesante. Poi abbiamo gli steps, i passi. Sì, il telefono ce l'ho, non ti preoccupare. Qua abbiamo i passi, i battiti cardiaci, che ora non mi misura, però sono 76. Ci siamo soffermati molto al software, ma ora soffermiamoci anche a come calza il polso. Allora, al polso 91, vedi, ma me li ha aggiornati. Al polso è molto comodo. Infatti, guardate, ragazzi. Ora, qua possiamo vedere il cronometro. Oppure possiamo vedere l'agenda, magari abbiamo degli appunti e li vediamo dall'orologio. Le notifiche, che a me sono prevalentemente molte. Poi il trova telefono, che ti dà una mano nel trovare il telefono. Ad esempio, ora lo tengo scollegato. Attiviamo il Bluetooth. Ora si dovrebbe collegare. E ora c'è il trova telefono, che ti permette di trovare il telefono. Ad esempio, con il rumore che emette il telefono, poi. Ragazzi, e che vi devo dire? Questo è il mio orologio. Ora passiamo alla cam normale 321.